Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Un clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Qui all'Estadio do Dragão di Oporto si respira l'aria del miglior calcio europeo. Si schiereranno con un centrocampo con tre mediani e un attacco con altrettante punte. È un sistema di gioco che si rivela particolarmente efficace perché permette di coprire il campo in maniera ideale. Ma il vero punto di riferimento in fase di costruzione resta l'uomo in mezzo al centrocampo. Sarà determinante per dettare i tempi di gioco alla squadra e i ritmi della gara. In un certo senso passa tutto per i suoi piedi. Partiti. Gullit. Zola. Avanzare l'azione con il lancio lungo. Gulli e conquista la palla. Laudrup. E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Gioca una palla lunga. Copertura attenta, hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro mano. Che svista! La palla lunga in avanti, dunque rimessa laterale. Sulla fascia è libero, salta, un salvataggio molto efficace. È stato splendido l'intervento del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Tiro, sono andati vicini al gol. Ecco la respinta del portiere. C'è fallo. Prova direttamente. Il portiere dice di no. Spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone.
Nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Hanno deciso di difendere bassi chiudendo subito tutti gli spazi. Ci vorrà pazienza per trovare il varco giusto. Ottima pressione la sua, palla recuperata. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Fischio del direttore di gara, calcio in punizione. L'arbitro lo richiama in modo deciso, ancora una scorrettezza dimostrerà il cartellino. Dovrà fare molta attenzione d'ora in avanti, la partita è ancora lunga e l'arbitro lo tiene d'occhio. Tenta di scavalcare la mediana. Interessante azione sulla fascia destra. Lotta a perdere equilibrio. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Scodella in avanti. È libero di creare pericolo. Può metterla in mezzo. Decide di sfruttare la fascia. Questo sarebbe veramente il momento perfetto per sbloccare il risultato e andare a riposo in vantaggio. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Prova a giocarla in profondità. Grande occasione, può tentare la conclusione. Allontana la minaccia. Prova ad andare via con eleganza. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro, il cartellino lo aspetta la prossima scorrettezza. L'arbitro l'ha avvisato, ora non può più permettersi di fare falli azzardati se non vuole beccarsi un cartellino. Deve fare molta, molta attenzione. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Qui i 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti, si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Beh, il finale di tempo è stato impressionante. È vero che il fischio dell'arbitro ha interrotto il loro slancio, ma se continuano così possono portarsi a casa la vittoria. 0-0 alla fine del primo tempo, tutto ancora in bilico. Ecco il fischio dell'arbitro, inizia il secondo tempo. Finora entrambe le squadre si sono dimostrate estremamente attente e concentrate, ma nel secondo tempo comincerà ad affiorare la stanchezza e la situazione potrebbe cambiare. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Bel pallone. Ottimo passaggio, deve tirare. Ci prova. La mette in avanti. Zola! Grande parata dell'esterno difensore.
Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. È a tempo e allontana senza problemi. Zero, nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi sull'altra. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Stanno mantenendo il possesso della palla nella zona centrale del campo. Servirebbe a questo punto un passaggio filtrante. C'è l'opportunità per il contropiede. Occhio a cross. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Può provare. Il portiere si oppone. Sbroglia la situazione. Lungo passaggio in avanti. Qui può partire il contropiede. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Mette la palla in avanti, cerca lo spunto. Zola! Ci mette una pezza. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Ancora 0-0, potrebbe succedere di tutto. C'è un'opportunità! Zola! Pallone lungo in verticale. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo per gli elementi più pericolosi. Guarda, non capisco perché abbiano aspettato così tanto per stringere le marcature. Certi elementi stavano facendo quello che volevano in area di rigore. La mette sulla sinistra. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Accelera sulla destra. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Prova con la palla lunga. Grande movimento nello spazio. Lauduri la mette in aria. Spazza il più lontano possibile. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze basse. C'è un doppio cambio. Sarà interessante vedere come si organizzeranno in campo adesso. Prova a tirare. Questo è proprio il momento ideale per passare in vantaggio. Resta pochissimo tempo da giocare. È chiaro che il portiere non l'ha vista partire. Direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. Si ricomincia dall'1-0. Il vero avversario ora è la stanchezza. Non devono commettere passi falsi. Sbattono ancora contro la difesa. Qualche istante sarà tutto finito. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione.
colpire. Fuori di poco, sfortunati qui. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Sulla traiettoria, fallo netto, non c'è ombra di dubbio. Può segnare da lì, può la toglie dalla porta e pare ancora. Una parata davvero fantastica, che riflessi. Passaggio smarcante, qui cercherà il tiro. E qui falliscono nuovamente, una grande occasione. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Non c'è più tempo, finisce qui. Una grande compattezza difensiva e un solo squillo davanti. Questo è bastato a vincere la partita. Un finale in cui è successo di tutto e sono stati proprio gli ultimi minuti a determinare la vittoria. Hanno dato fondo a tutto quello che gli era rimasto nelle gambe. A volte, quando talento e qualità non bastano, si fa risultato con grinta e caparbietà. Oggi è stato così. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Un ringraziamento e un saluto anche da parte mia.